Salve, sono Paolo Paverzani, presidente di Anga Cremona, giovani di Stoppa Agricoltura e giovani allevatori. Oggi vi parlo in occasione della festa del latte e della giornata del latte. Vi volevo parlare di questo fantastico prodotto che noi facciamo nella nostra azienda, nel nostro allevamento. E innanzitutto vi volevo spiegare un po' che cos'è l'Anga. L'Anga è un'associazione di ragazzi iscritti a Confagricoltura, sono tutti giovani agricoltori e giovani allevatori e si basa sulla condivisione di esperienze e su attività di sindacato. Grazie a questa associazione noi giovani riusciamo a confrontarci e portare le esperienze di tutti nei nostri allevamenti, nelle nostre aziende e riusciamo a portarle verso il futuro. La giornata del latte è una giornata molto importante, di solito facciamo una bella festa per avvicinare Piazza Cremona, per avvicinare la cittadinanza a questo fantastico prodotto. Quest'anno, date le circostanze, non sarà possibile, ma volevamo comunque essere presenti per farvi capire l'importanza del latte nella nostra alimentazione e per la nostra salute. Fermo un attimo. Durante tutto questo periodo le nostre aziende hanno continuato a lavorare per garantire un prodotto sano e sicuro sulle tavole degli italiani, nonostante tutte le difficoltà che ci sono state, sia in termini di manodopera che in termini di struttura. Pensate che cosa voglia dire far funzionare un'azienda con rotture inconvenienti del caso quando tutto è chiuso e tutti sono fermi, quando ogni minimo spostamento diventa un problema. Ma per noi non è stato un problema, perché questo lavoro è la nostra passione e lo facciamo con orgoglio, perché per noi è davvero motivo di grande orgoglio appunto portare un prodotto buono e sicuro e che sia essenziale sulle tavole di tutti gli italiani. Ci impegniamo per garantire al consumatore un prodotto etico e sostenibile, dal campo alla tavola. Viene curato in tutti i particolari, dal campo appunto, facendo lavorazioni sostenibili e che impattano meno sull'ambiente e ciò viene dimostrato da una crescente biodiversità. Alla tavola, passando per la stalla, dove garantiamo un benessere agli animali molto elevato rispetto a quanto si faceva in passato. Tutte le nostre bovine vengono controllate giornalmente e così viene fatto anche per i loro alimenti, per garantire un apporto giusto di nutrienti per rispettare i loro fabbisogni. Non si guarda più solo al profitto, ma soprattutto al benessere degli animali. Si è capito che degli animali che stanno bene e sono felici hanno una maggiore produzione e una migliore qualità e ciò si riflette in vantaggi sia per l'allevatore che per il cliente, che sa che gli animali vengono trattati bene anche nelle stalle e poi gode di un prodotto molto più sano, sicuro e di qualità. Sperando che l'anno prossimo, passata questa emergenza, ci si possa trovare come si faceva prima, tutti allevatori e consumatori insieme per festeggiare questo prodotto, vi saluto e buon latte a tutti!